veloce del professorato si sta lasciando spazio alla notte, al buio, poi si dice che la notte è un anno e un anno. Certo, una grande malinconia, una profonda tristezza, l'accoglimento che si deve di fronte a una tragedia di questa dimensione, però con la serenità di sapere che si è fatto quello che si poteva, che questo in qualche modo sia quantomeno mesi dopo il terremoto che ha distrutto la città dell'Aquila, come sta accadendo? Diciamo che è uscito dalla rianimazione, per usare un termine, adesso la diagnosi è stata fatta, la terapia è stata anche stabilita, definita, ci sono le medicine, il tempo di solito preso da poter intervenire, quindi adesso dipende anche dal paziente di riuscire a risollevarsi. E siamo parlando di una costruzione del danno del terremoto, un mese con tutta la sua è molto complicato, molto difficile, come ti dice la storia, si sa che la problematica riguarda gli aspetti urbanistici, gli aspetti di sicurezza, storici, culturali, artistici, è davvero gigantesca, questo è un centro storico di dimensioni imponenti. Siamo dei centri storici di questo, quindi bisogna essere consapevoli della complessità, bisogna avere anche pazienza, ma anche la comunicazione davanti, la pazienza di avvicinare i tempi, perché si insegna a fare peggio, fare male. Questa è anche la ragione per la quale non abbiamo organizzato questo contento, con pochi mesi, non abbiamo dato tutto, non c'è stata una confortevole, poi sbagliando, facendo delle previsioni che sono le previsioni che si fanno in qualsiasi parte del mondo dopo degli sciami, delle scosse, dei comportamenti sismologici di quel tipo che hanno caratterizzato l'acqua, quindi non è che è stato proprio tranquillizzante, si è detto che il terremoto si fosse vedere e che la situazione poteva essere affrontata diversamente, perché magari quello che aveva detto la guardia della macchina, qualcuno pensava che il terremoto si fosse assolutamente spostavamo gli abitanti di Sulmona e dell'Aquila, mi sembra francamente una problematica che non ha una base fondante. Soprattutto le voglio spendere un po' ascoltando quello che pensiero personale di Velasco, quando per l'effetto di probabilmente la fonte era proprio di Arminese, poi forse l'Aquila sul Mora, vicino a Vezzano. Lei ha detto che l'ultima missione era per passeggiare, perciò è stato per passeggiare. Ma l'immagino da pensionato, da italiano, passeggiare nel centro dell'Aquila, orgoglioso e soddisfatto del lavoro che gli italiani avranno